Tagliola, ghigliottina, già inaugurata la Camera dalla Presidente Boldrini e oggi anche da Grasso, che purtroppo evidentemente anche lui si è piegato ai diktat qui del monarca assoluto, che è Giorgio Napolitano. È una riforma autoritaria? Sì, assolutamente sì, perché i cittadini devono capire, è complesso, perché poi non è facile da spiegare, che la perdita di diritti politici, quindi non poter più eleggere o un senatore o un deputato, perché questa legge elettorale prevede le liste bloccate, quindi non prevede le preferenze. E la stessa cosa questo Senato, che non viene abolito, viene semplicemente mantenuto, quindi anche mantenuti i costi. Se vogliono tagliare i costi, tagliassero i costi e gli stipendi di tutti i parlamentari e dei senatori, o magari riducessero il numero dei parlamentari. Ecco, per ridurre fantomatici costi, in pratica viene eletto dalle segreterie di partito, che vanno ad attingere soprattutto tra gli enti quali per esempio le regioni, che sono tra l'altro gli enti più corrotti d'Italia, cioè tantissime regioni sono sotto inchiesta per peculato. Il tutto appunto fatto utilizzando degli strumenti illiberali, antidemocratici, come la tagliola, appunto, che non permette a dei deputati e dei senatori eletti dal popolo, quindi che rappresentano milioni e milioni di cittadini, di esprimersi in un dibattito anche in maniera dura, lunga, ma per far chiaramente passare le nostre idee.